Ciao a tutti amici e bentornati su The Legend of Zelda Breath of the Wild, episodio 19. Nello scorso episodio abbiamo esplorato le terre di Akala e abbiamo attivato il centro di ricerca di Akala, che ci vende delle armi magiche, delle armi ancestrali molto molto potenti contro Ganon e contro in generale tutti i mostri. In questo episodio andremo avanti nella storia, raggiungeremo il prossimo boss, anche se non andremo direttamente al boss. Prima di tutto, volevo farvi vedere un paio di cose prima di effettivamente incamminarmi. Allora, qui dentro, no, non è qui dentro, si è spostato lui. Bacchini, benvenuto. Vuoi un panino di Estacala? Ne compro. Ma grazie tantissimo. Però i nostri panini di Estacala sono fatti con ingredienti freschissimi, quindi diventano subito raffermi. In parole povere, li devi mangiare qui su due piedi, capito? Va bene. Ma grazie tantissimo. Sono 10 rupie. Dategli queste 10 rupie, non ve ne pentirete. Grazie per l'acquisto. Allora chiudi gli occhi e apri la bocca, signor Bacchini. E adesso, gnam gnam, gloop. E come vedete, com'era? Buono, vero? Torna a trovarmi. Come vedete, accanto alla spada, al coso per selezionare la spada, abbiamo un nuovo vigore. Una nuova barretta del vigore. Questa qui è una barretta del vigore momentanea che extra, ok? Gratis, cioè gratis, costa 10 rupie prendendo questi panini e avete una piccola barretta del vigore extra che può veramente, veramente tornare utile. Adesso, per raggiungere il prossimo punto della mappa, direi di non perdere tempo, ragazzi, dobbiamo andare alla città dei Goron. Perché dobbiamo passare da lì. Quindi faccio un taglio e ci vediamo nel punto dove mi devo incamminare. Eccoci qui. Allora, da qui, ragazzi, dovremmo essere in grado di arrivare alla prossima torre. Ok, volevo puntarla. Senza fare minimamente fatica. Adesso ci servirà sicuramente l'armatura furtiva. Dovrei comprarmi anche gli altri pezzi, ora che ci penso, per essere ancora più furtivo. Perché diciamo che lì, non so se si vede bene, però è presidiato da un sacco di mostri e non vogliamo farci scoprire da questi mostri. In teoria però con la paravela dovreste arrivarci molto 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 tranquillamente. Ora, nonostante attiveremo questa parte di mappa, non ho intenzione di farla, questa zona, prossimamente. Cioè, proprio parlando di questo punto qua al centro che vedete tutto innebbiato, non ho intenzione di farlo in questo episodio né nei prossimi episodi. Lo faremo tra un po', ma non adesso. Ecco, non sapevo che qui sopra facesse così tanto freddo. Però come vedete, ragazzi, senza alcun problema, siamo arrivati sulla torre della foresta. Oh mio Dio, ma qua sotto ci sono dei minerali, ok? Alzate queste rocce, allora. Perché ci potrete trovare delle cose sotto. Attiviamo la torre. Così attiveremo anche una nuova parte di mondo. Tavoletta Sheika riconosciuta. Attivazione torre Sheika. In questo episodio attiveremo due torri. Perché sia questa sia quella della nuova zona. Questo episodio sarà per lo più esplorativo. Questo è quello che vi riesco a dire. Ok. Dacci la mappetta, amica torre. Così riusciamo a vedere anche la nuova zona. Eccola qui. Perfetto. La mappa dell'area è stata aggiunta.
Eccoci qua. Allora, questa foresta qua, che si chiama Foresta di Irule, dove ci sono palude di Mido, lago Macoré, isolotto Macoré, stagno di Saria, sono tutti riferimenti agli altri giochi di Zelda. Questa parte qua la faremo in un prossimo episodio. Ora, quello che ci interessa è arrivare qui, più o meno in questa zona qui. Adesso dovrebbe essere di qua. Prima però aspettate un secondo, perché se non erro, qui sopra, Link, arrampicati. Ok. Qui sopra dovrebbe, eccola lì. In bella vista c'è una delle armi più potenti del gioco, lo spadone reale. Però la mia borsa delle armi è piena, quindi dobbiamo scartare qualcosa. No, non è qui che devo andare. Beh, oddio, ci sono veramente questo. Scartiamo questo che si è praticamente rotto. E prendiamo lo spadone reale, che è una bellissima mappa dal punto. Cioè, mappa? Una bellissima spada dal punto di vista della vista. Sì, so che è una ripetizione. Dal punto di vista estetico. È molto molto bella. Adesso prendiamo questa lancia che mi ispira. E dobbiamo buttarci lì sotto. È notte. È appena iniziata la notte. Quindi effettivamente non è una buona idea. Tra l'altro, ragazzi, si vedono già i due fasci dei colossi che abbiamo distrutto, dei colossi che abbiamo liberato. Dobbiamo andare. Riesco ad attivare. No, non riesco ad attivare la fotocamera in volo. Però ve lo faccio vedere da qui sotto. Dobbiamo andare in teoria. Qual è la torre che ci conviene di più? Credo sia quella là in cima. No, forse è quella lì. Infatti, come volevasi dimostrare, ci sono un po' di mostri notturni, tipo i Grublin, Stal Grublin, roba del genere. Allora, mi sa che dobbiamo andare a. No, non è quella lì che devo raggiungere, ok. Pensavo di sì. Sono molto aggressivi, questi mostri, quindi fate veramente attenzione. Utilizziamo il Fendi Rocce, che è un'arma buona per questo, per questa missione. Tu ti stai rialzando, maledetto. Dov'è la tua. Eccole qua le teste. Ok, pipistrelli. Siamo attaccati completamente. Però adesso questi non dovrebbero rialzarsi. Ok. Ora, scudo. Con lo scudo, ragazzi, se non erro. No, non così. C'era un modo di poter scivolare. Ma com'è che si fa? Lupi, ok. Effettivamente non è una buona idea passare di qua, di notte, l'ho già detto. Cosa sono lì? Ah, robi a cavallo. Ok. No, mi sa che dobbiamo andare proprio su quella torre là, ragazzi. Tu cosa vuoi fare, stupido cinghialotto? Pensava di. Mio Dio, non potevo dormire, effettivamente. Mi sa che dobbiamo proprio andare a quella torre lì, Non abbiamo altra scelta. Non posso usare altre puntine. Le ho già utilizzate tutte? Seriamente? Vabbè, questa qui la possiamo togliere che al momento non ci serve. Dobbiamo andare lì. È la puntina giusta? Non è la puntina giusta. No. Non è lì che dobbiamo andare. Allora è molto più distante la nostra zona. Col fatto che non abbiamo nemmeno il cavallo, ragazzi, sarà straziante. Sarà molto straziante. Anche perché so per certo che c'è un modo. Cos'è questo? Spadarolo. Ok, un altro fungo. C'è un modo per poter scivolare sullo scudo. Ma non so la sequenza di tasti. E questa cosa mi dà un po' fastidio. No, non si può magari fare così? No, non è così che si fa. Oh mio Dio, un altro Stal Grublin. Vabbè, lo lasciamo rotolare tanto ora che torna su. Buonanotte ai sognatori. Tu lupo muori. Mi dispiace far carneficina di così tanti animali, ma. Sapete che forse è quella lì? No, quella lì è quella gialla. Dobbiamo passare in mezzo, mi sa. Mi sa che non la vediamo. Tra l'altro, qui, ragazzi, stiamo attenti perché siamo vicinissimi al castello di Irule. Non siamo mai stati così vicini effettivamente.
Non so nemmeno quanto danno facciano questi pipistrelli. Non siamo mai stati così vicini. È spaventoso. E non sapevo fosse presidiato anche da così vicino dalle guardie, tipo quello lì. È per questo, ragazzi, che dobbiamo sconfiggere tutti i colossi. Io già, essendo questo un gioco open world, ho la possibilità di attaccare il castello. Io adesso potrei andare dritto verso il castello, entrare e forse con un po' di fortuna riuscire a... Perché c'è il sole? Sono le 3 di mattina, come fa a esserci il sole? Aia! Maledetto cinghiale! Non pensavo si buttasse addosso a me. Ok, mangiamo. D'altronde è un animale, cosa? Come fa a sorgere già il sole? Sono le 3:40 di mattina. Non lo so, ragazzi. Stiamo andando almeno nella direzione giusta, sì. Ah, eccola là. Eccola là, ragazzi. La nostra torre. Dobbiamo andare lì. Esatto. Quindi non a quella lì, come pensavo. Perché quella lì è quella gialla, che no, non ci serve al momento. Ne dobbiamo scoprire un'altra. Però appena scopro come si riesce a slittare con sto scudo... Allora, credo di aver capito. Corri, salta e surfa! Ok, ragazzi, sono riuscito a capire come utilizzare lo scudo. Adesso, prossima torre, arriviamo. Non so se dobbiamo proprio andare a quella lì. Cosa siete voi? Cosi giganti? Oddio! Oddio! Gelatine ciucciù enormi! Sono delle enormi dispense di gelatina! Oddio, non sapevo nemmeno che esistessero come mostri. Cosa c'è qui? Un pozzo? Ok, che però è chiuso. Qui c'è una freccia. Ok. Strano. Strano come posto. Dobbiamo andare di lì. Quindi corri, salta e siamo pronti. Anche se non andiamo molto lontano. Ok, credevo fossero dei Lynel. O Lynel, come li volete chiamare. Mi sono spaventato perché se fossero stati loro sarebbe stato un bel problema. Mi hanno visto? No, non mi hanno visto perché li ho fatti despawnare. Uscendo dal loro campo visivo. Perfetto, ci stiamo avvicinando, ragazzi, sempre di più alla prossima zona. Non sto utilizzando la seconda stamina perché voglio tenermela il più possibile. Perché vi può tornare veramente utile in caso di emergenza. Quindi tenetevela. Ecco, lì è un paesaggio innevato. Quindi, sinceramente, un po' di paura ce l'ho ad attivare proprio quella torre. Perché noi non abbiamo ancora un'armatura che ci protegge dal freddo, effettivamente. Sacrario nelle vicinanze? Dov'è? Qui sotto? Cos'è lì? Ah, sapete che forse... No, non è lì che dobbiamo andare. O forse sì. Sapete che forse è proprio lì che dobbiamo andare? C'è uno stallaggio lì. Quindi mi sa che ci dovevamo fermare lì per questo episodio. No, c'è un'altra cosa comunque che voglio fare, eh. Nel caso arriviamo subito al checkpoint. Perché io l'ho detto, in questo episodio non arriveremo direttamente nella nuova zona. Arriveremo nei paraggi. Però mi sa che è qui che devo andare. Sì. Salto? No, non posso saltare. Cos'è questo? Gagliardello. Ah, ok, fa aumentare la capienza del vigore se cucinato. Stallaggio dorme dolce. Ok. Sì, ci siamo arrivati molto prima del previsto, in realtà. Pensavo di non doverci arrivare in così poco tempo. Beh, a questo punto, ragazzi, quanto... Non sto registrando da moltissimo, in realtà. C'è molto che potrei fare di altro. Potrei andare a sbloccare prima di tutto quel sacrario. E poi qui nei paraggi dovrebbe esserci una cosa che dobbiamo vedere. A questo punto. Pensavo di ignorarla per questo episodio.
e farla in un prossimo episodio. Però ho cambiato idea. Non farò il sacrario ora, perché non mi va. Andremo a fare qualcos'altro di molto più produttivo. Visto che sto registrando, non so quanto sarà, penso da un quarto d'ora, perché prima l'ho fatto un taglietto. Allora, è molto lontano questo sacrario. Ah, tra l'altro da lì possiamo anche riprendere il cavallo. Quindi ottimo. E nel prossimo episodio andremo a sbloccare la nuova zona. Quello lì è il prossimo colosso. Lo vedete lì che vola? Che svolazza? Probabilmente potrete già capire di che cosa si tratterà la prossima sfida. Perfetto, allora adesso torniamo allo stallaggio, prendiamo il cavallo e vi porto nella nuova zona dove... Nella nuova zona, nel punto... nella cosa che volevo farvi vedere in questo episodio. Oltre alla nuova zona. Ok, è successo un'altra volta, vieni qua, stupido goblin, non mi ricordo mai come si chiamano questi qui. Muori, e muori di nuovo, e un'altra volta. Ok, è andato. Perfetto, abbiamo risolto anche questa situazione. Hai qualcosa da darmi tu? Perché solitamente ci danno degli oggetti. Cosa mi dai? Quanto sei forte? In effetti hai tutta l'aria di un tipo tosto. Mi spiace non poterti dare di meglio come ricompensa. Ti devi accontentare. Essenza di mostro va benissimo. Va benissimo. Ci siamo uno stagno a forma di teschio, ma non vedete dove si trovi. Sì, ma noi ci siamo stati nello scorso episodio allo stagno a forma di teschio. E il tuo amico Kilton non l'abbiamo trovato. Quindi, non lo so, magari si sposta. Perché hanno detto che nessuno l'ha visto. Questo qui è un viaggiatore. Cos'è, uno Zora? No, ok, pensavo fosse uno Zora. Ora, dov'è che è il punto della mappa dove c'è... Oddio, ci sono anche sti cosi in giro, quindi fate attenzione. Dove c'è la cosa che volevo mostrarvi. Ok, eccolo qui, ragazzi. Qui c'è un ricordo. Non è l'unica proprietà dei fiori di Irule. Vengono anche usati in cucina e per le tinture. Questo fiore si chiama Principessa Serena. È una specie molto rara e non si trova quasi più. È già da un po' di tempo che stiamo cercando di coltivarlo, ma purtroppo non riusciamo a farlo attecchire. Forse significa che questa principessa è destinata a svanire. Oh! Ehi, guarda chi ha trovato! In cucina è una vera prelibatezza, ma abbiamo scoperto che contiene anche sostanze che potenziano le nostre abilità. Proprio ora al castello ne stiamo studiando l'efficacia su alcuni volontari. Con la forza che hai saresti una cavia perfetta per l'esperimento. Dovresti prendere parte anche tu allo studio, è interessante. Dai! Dai! Due cose. La prima cosa è che Link, nonostante la principessa abbia offerto, anzi l'abbia obbligato a essere una cavia, comunque non le ha detto nulla, perché ricordiamo che Link non parla nei videogiochi di Zelda. E seconda, per gli occhi attenti, avrete notato che la principessa Serena, ovvero il fiore,
è lo stesso fiore che ho nella copertina. Nel senso, nella grafica delle copertine di questo gameplay. In basso, è un po' mescolato con il simbolo degli Sheikah, c'è la principessa Serena. Quindi è un piccolo easter egg, neanche troppo piccolo, che ho voluto inserire, diciamo, all'interno del mio gameplay. Perfetto. Allora, ragazzi, per questo episodio in realtà abbiamo finito tutto quello che volevo fare. Voglio solo controllare qui. Qui c'è un carretto. Ma questi carretti li possiamo per caso muovere con... non mi ricordo mai il tasto. Con Calamitron? No, ok. È semplicemente un lago. Anzi, una palude. Senza nulla. Ok, ragazzi. Allora, direi che per questo episodio è abbastanza. Io vi ringrazio, come al solito, per la visione. Commentate, condividete il video con tutti i vostri amici. In descrizione trovate tutti i miei link, Instagram, Telegram, tutto quello che volete. Lo trovate lì. E nulla, ragazzi, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica. E noi ci vediamo in un prossimo video. Buona giornata e ciao a tutti.